Ok gente, rieccoci qui su World of Warcraft. Ragazzi, la nostra bella paladina è a livello 97 e un quarto, diciamo. E io ho come l'impressione che durante questa live arriveremo al 100, il che vuol dire che dobbiamo passare a Legion. Peccato perché alla fine tra una cosa e l'altra non stiamo riuscendo a esplorare bene le zone. D'altro canto sto cominciando un po' a fremere per mostrarvi i bei contenuti endgame, iniziare a fare un po' di dungeon insieme, possibilmente un po' di raid nel futuro, quindi... insomma, diciamo che ci sono dei pro e dei contro in tutto questo. Ok, allora, casa della guarnigione, siamo ancora nella guarnigione, come vi ho detto si accumulano le risorse e dobbiamo continuare con la nostra bella catena di quest. Vai, spara chiodi. Che ti serve? Più grossa è meglio è. Sai capo, credo di sapere come migliorare questo posto. Mura più grandi e altri edifici. Magari qualcosa dove potersi rilassare dopo una lunga giornata piena di avventure. Non fraintendermi, avremo bisogno di molte risorse, ma è per questo che ce le stiamo procurando. Vai al tavolo dell'architetto per dare inizio ai lavori. Sarà a dir poco glorioso. Molto bene. Allora, tavolo dell'architetto. Ok. E... ah, giusto, il potenziale. Ah, proprio così? Solo 200 risorse? Vai. Ah, ecco. Ah, c'è proprio il caricamento. Ho visto te e il tuo esercito vincere numerose battaglie su tutta Draenor. Ora dovremo affrontare la sfida più ardua, radunare le forze contro l'Orda di Ferro. Abbiamo fatto l'upgrade al garrison, ragazzi. Eh sì. Ok, eccoci qua. È fermo al 20 il tuo arciere? Vabbè, immagino perché sia perché manca la... manca ovviamente l'abbonamento, no? È normale. Comunque, ragazzi, vi ricordo che World of Warcraft lo potete giocare gratuitamente fino al livello 20. Dove diavolo è? Dove diavolo è? Spara... consentire il passaggio. Ah, no, questa è un'altra quest. Ok. Dove diavolo è? Spara chiodi. Non lo trovo più. Ah, forse è qua dentro? Sì, lo è. Eccolo qui. E ora, comandante? Ok, vai. Ora sì che si ragiona. Guarda questo posto. Abbiamo pure una piscina. Un po' fredda forse, ma ci si può sempre accontentare. Ah, compendio dei progetti per le guarnigioni. Ottimo. Ci sono un sacco di progetti adesso per il garrison. Per la guarnigione. La nostra base ad Ashran è quasi completa, comandante. Sarebbe... ah, no, aspetta, questa è un'altra... ah no, la devo fare. Ok, sarebbe un grande gesto di supporto se ti recassi laggiù per dare la tua approvazione sull'avanzamento dei lavori. Posso organizzare un volo se lo desideri. Ok, allora questo volo ci porta solo temporaneamente, tanto torneremo subito ragazzi. Direttamente, fammi dare un'occhiata alle missioni però. Ecco, questa la posso fare per esempio, a sto punto facciamola, vai. Ok. Io volevo vedere le altre due classi premium. Vuoi dire il Cavaliere della Morte e il Cacciatore di Demoni, giusto? E quelle, ve l'ho detto, all'interno di questa serie le sto escludendo solo perché sono effettivamente classi premium, cioè cominciano più avanti. Ok? Allora, aspetta, Broncorno Celeste. Sì, giusto, il punto di volo. Cosa ti porta qui? Portami ad Ashran. Ok, adesso ragazzi, questo volo qua ci porterà ad Ashran, che è un'isola particolare, è dove si fa, almeno all'interno di Warlords of Draenor, World PvP. Cosa vuol dire? Che i giocatori si scontrano l'uno contro l'altro in una zona, non con un battleground come abbiamo visto, disgraziatamente è stata un'esperienza tremenda, quindi uno spazio chiuso in cui ci si mette in coda tipo un dungeon, ma è proprio un posto dove si va e ci si mena di santa ragione. È un posto in cui il PvP è aperto proprio di default, lì ci si può menare con se sei Orda all'alleanza e se sei all'alleanza viceversa, e guadagnare punti onore, bla bla bla. Si possono anche fare missioni lì all'interno. È un posto carino, però il World PvP devo dire che in WoW non ha mai convinto fino al 100%. Resco i cani 15 minuti, poi ti raggiungo in live con Damigiano come rida. Benissimo. Io sono curioso di vedere come finirà l'avventura della paladina più abile di Azeroth. Quindi non stai parlando della mia serie. Sì. Io volevo vederle per scegliere cosa giocare, ma a questo punto a giugno faccio 60 giorni abbonamento e livello arciere. Sì, vai, a parte che è cacciatore. Sì, 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 ma fai così, Manu, ma io te lo consiglio proprio... alla stragrande. Allora, da qui, l'Ande di Fuoco Gelo, stiamo volando ad Ashran. Sarà... oh, ecco, guarda.
Qui siamo a Gorgorond. Stiamo vedendo le altre zone di Draenor. Questa è una giungla piena di cose vulcaniche, cioè di geyser e cose del genere, ok? Non è male come zona, però vabbè, preferisco altro. Togliere la Wii è una cosa che faccio molto spesso quando volo, perché ti dà una panoramica del... dei posti che stiamo attraversando. Sì, lo so che cacciatore per me rimane sempre arciere. In realtà c'è una specializzazione del cacciatore. Adesso io non lo so se l'hanno cambiata. È possibilissimo che l'abbiano cambiata, quindi magari ti sto per dire una minchiata. Ma c'era una delle specializzazioni del cacciatore, che è quella da cecchino, cioè marksmanship si chiamava in inglese, e che praticamente c'era un talento che ti dava un grande bonus ai danni, alla resistenza e tante altre cose, ma ti toglieva il pet, ti toglieva il famiglio, ok? Quindi praticamente quello era veramente un arciere, perché potevi avere quello singolo proprio solo con arco e niente pet. Era un tipo di specializzazione dell'arciere. No, così era su Legion, mi pare, però magari adesso è diverso. Se qualcuno ne sa di più lo dica in chat, che così magari informiamo un pochettino meglio le persone, perché io vi dico informazioni che sono ormai un po' obsolete. In effetti, magari l'Hunter, il cacciatore, è cambiato. Ok, stiamo quasi, credo, per arrivare. Sì, questo è Asheran, ragazzi. Ecco qua. Sul vecchio account avevo guerriero e paladino, ma io col passare del tempo le ho provate proprio tutte. E anzi, lato alleanza, su Pozzo dell'Eternità c'ho i personaggi piuttosto alti. Ok, eccoci qua. Eccoci ad Asheran, ragazzi. Pace e amicizia. Comandante, è un onore servirti. Il tenente ha richiesto la tua presenza. Il tenente Kragil mi aveva detto che saresti arrivata. Mi è stato ordinato di accompagnarti alla taverna. Attenzione. Ok. Ah, la taverna è questa parte, comandante. Vabbè, dobbiamo andare a piedi, praticamente. No, dai, davvero devo... Da quando i maghi hanno aperto il portale da Orgrimmar, questo posto ha davvero iniziato a fiorire. Probabilmente qui c'è la più grande concentrazione di mercanti e prodotti di Draen... Tenente Kragil è qua dentro. È un piacere essere stato servizio, comandante. Di Draen. Chissà perché... Vabbè. Mokra. Vai. Tronka, comandante. È un onore incontrarti finalmente di persona. Spero che troverai le nostre strutture di tuo gradimento. Questa taverna è gestita da Narnin Albalume e sono sicura che ne farai presto la tua dimora. Abbiamo nuove reclute in arrivo dal portale ogni giorno e l'ultima di queste, Zargin, è arrivata proprio ieri. Se sei alla ricerca di armi e armature da comprare, Beska Zannarossa sarà felice di aiutarti. Avanza verso la vittoria. Ok, eccoci qua, sì, locandiera. Benvenuto, comandante. Ok. A testa alta. No, aspetta. Non era qui, dovevo solo parlarci. Cioè, dovevo solo vedere chi sono. Ok, ok, ha senso. Fare World PvP qua, secondo me, non ha alcun senso, perché sarà vuoto, probabilmente. Allora, Beska Zannarossa. Forza e onore. Vuoi vedere la tua merce? E questi si comprano con... sì, oro e cristalla Pexis. E qua ci sono l'Elisir. Questo è un giocattolo che ho già comprato. Questa è una roba che non mi serve a niente. Forza. Ok. Non c'è niente di utile qui, almeno per adesso. Ok, lui è Zargin. Capo, pure tu stai a capo. Io cominciavo a pensare di aver pigliato un granchio. Andiamo a vincere questa gara per l'orda. Che gli spiriti stiano con Degumbo. Va bene, ispirare Asheran. Salve. Ho ispirato un sacco, devo dire. Ma proprio un sacco proprio. Grazie ancora per averci fatto visita, comandante. Non hai idea quanto significhi per noi. Prima che tu vada c'è qualcuno che vorrei farti conoscere. Potrebbe incendiare involontariamente un po' della tua roba, ma è la migliore maga su Draenor. È nata per stare al fronte con te, comandante. Combatti bene. Viviane ai piedi della collina e piace giocare col fuoco, ma la sua passione per la battaglia è indubbia. Ok. Di chi si tratta?
Eccola. Qual è la tua richiesta? Quindi tu saresti la famosa comandante? Sylvanas mi ha mandato a cercarti. Il dono della Dama Oscura. Mi è stato ordinato di trovarti e offrirti i miei servigi. Se dovessi aver bisogno di me, sarò ben felice di aiutarti. Ho una passione particolare per trasformare le cose in cenere. La Dama Oscura ti manda i tuoi saluti e ho un nuovo seguace, ragazzi. Ok. Abbiamo poi, sergente Fauci Tetre, probabilmente questo è esattamente nella mia guarnigione. Ok, quindi pietra alla guarnigione e andiamo. Ragazzi, mai scordarsi proprio del tutto tutti quanti i dati di account come questi, perché sennò poi recuperarli è un casino. Ne so qualcosa, cioè non con WoW, ma in altri tipi di servizi. Allora, sergente Fauci Tetre. Tralpol. A proposito, qua che cosa si può comprare? Ah, commissione giardino e erbalismo. Beh, oddio. Aspetta, vediamo un po' se c'è qualcosa di utile da prendere. Richiede il livello 100. Questa è una missione. Ah, è tutta roba per la reputazione, per... Ok. Oh, guarda. Cioè, questa che aumenta l'esperienza guadagnata. Cioè, abbiamo già abbastanza bonus. Non voglio accorciare ancora di più la durata della nostra serie per quanto riguarda il leveling, va. Forza. Invasione degli spaccatuono. Il tuo tempismo avrebbe potuto essere migliore. I tuoi esploratori hanno individuato un'armata di spaccatuoni in avvicinamento. Il mio clan può aiutarti bloccando i loro rinforzi, ma dovrai occuparti della difesa del tuo forte contro il grosso delle loro truppe. Il sergente Fauci Tetre aspetta i tuoi ordini. Vai con onore. Ok. Beh... Cosa ti serve? Preparati alla battaglia contro l'Orda di Ferro. L'invasione della guarnigione. Ok. Forza. Fase 1, invasione, ok. Neve, i nostri sciamani hanno previsto un tempo mite oggi, ma con le nuvole all'orizzonte mi convincono. Sergente, gli orchi spaccatuono sono arrivati alle mura. Un salto per vendetta, eh. Esploratore, suona la chiamata alle armi, fare entrare i predoni. Alle armi, ai vostri posti, gli spaccatuono vogliono giocare. Adesso stanno per invadere la guarnigione, ragazzi. Adesso mi sono ricordato. Oce 78, buonasera. Sì, è vero, c'è il periodo con il boost che è proprio un raddoppio secco. È vero. Aspetta, che devo seguire il sergente io, che imbecille. Dove diavolo è? Me lo sono perso. Ah, ok, eccolo. Gli spaccatuono sono qui per darci una lezione di vendetta, noi invece insegniamogli l'umiltà. Ok. Ricordatevi, tenete la bocca chiusa, che se verrete colpiti a un fulmine non vi morderete la lingua. Eccoci. Ma... il sergente non si sta muovendo lì. Boh, io ci vado. Ok. Sono morti di colpo. Allora, la prima carica è stata fermata. Sparpagliatevi, non lasciate che ci circondino. Ok. Sangue e tuono. Avanza verso la vittoria. Fase 3, non cedere, resisti all'assalto dell'Orda di Ferro. Vabbè, se sono come queste. Ah, devo andare avanti per 5 minuti. Questo da dove è arrivato, scusa? Confusione alla battaglia, attira un Rylak. Ok. Vieni qua.
Una spia dell'alleanza si è infiltrata sfruttando la confusione. Dov'è? Sì, no, scusate, questa devo andarla a pigliare. Affanculo. Opportunista dell'alleanza, eccolo qua. Oh, è duro. Fa pure male. Ok, perfetto. E che altro c'è? Aspetta che c'è qualcuno. Un tantinello ferito qua, mi pare. Eccolo va. Cecchino sta colpendo le tue guardie. Grazie, gentilissimo. Dammeta. Questi li devo curare. Oh, che palle. Ne, non ho fatto in tempo. Vai al diavolo. Pure di palle, guarda questo. Ho capito che un assassino sta puntando le mie guardie, ma qua c'è questo che sta rompendo. Questo invece sta puntando alle mie palle, non muore. E magari ne continuano ad arrivare. Come questo. Questo boss ho scelto di metterlo per lo più. Ah, eccolo, ecco. Senti, andate tutti quanti a fanculo, abbiate pazienza. Oh, bene, mi hanno bloccato. Perfetto. Sono bloccato. E oltretutto sono in 47. Avete intenzione di aiutarmi oppure così? Per sport evitate. Madonna mia, che infinita fracassatura di coglioni che siete. Sì, ma io non so le altre guardie che cosa stanno facendo di preciso. Cioè, boh, li sto affrontando tutti io. Cos'è, un bug? No, io mi ricordo, io questa cosa l'ho fatta lato alleanza. E mi ricordo perfettamente che stavo combattendo insieme ad altri. Ah, che adesso un pochettino sono arrivati, non ci posso credere. È dal 20 che non muori. Ma no, ma che dici? Ma guarda, è comparso un altro cagacazzo esattamente accanto a me. Ma questi comunque non muoiono. Mi sono troppo rotto le palle. Ok. È arrivato il cecchino. Questo sarebbe morire un po' più velocemente. Oppure no. Questo sembrava più un no. A posto. Che è questo mo? Ho dei 4 ripulitura. Che cosa ho fatto? Ah, c'è l'item mischia, a distanza e magica aumentate 25%, ok. E questo è morto in un decimo di secondo, invece. Per qualche ragione. Ah, ci sono un sacco di morti. A te? Ma dai! Vaffanculo! Ma... Cioè, me l'hanno fatto morire sotto gli occhi, guarda! Lo stavo salvando! Ah!
Oh, finalmente. No, no, questa non va fatta in cop. O meglio, questa dovrebbe essere la gente che è in cop con te. Non lo so che cosa stesse facendo di preciso. Ma vabbè. Comunque, abbiamo quasi respinti. Poi? Sono testardi, vedo. Ci siamo, guerrieri, per Lord. Ah, non è finita qua. La caduta del comandante. Sconfiggi il comandante e Lorda di Ferro, ok. Ah, boss sconfitto. Ah, mo' arriva il simpaticone. Oh oh. Vieni qua. Andato. Perfetto. Invasione respinta. È andata benissimo così. Tovare, sono ricompato. Oh, comunque grazie dell'aiuto voi quattro. Devo dire che siete stati fondamentali nella buona riuscita di questa cosa. Vabbè. Zug zug. Bene, ben fatto comandante. Allora contrattaccare prima che gli spaccatoni abbiano tempo di riorganizzarsi. Ok, poi... Ah, adesso devo parlare con Durotan, che dopo essersi riposato tranquillamente mentre tutti attaccavano questa guarnigione, adesso mi dà pure una missione da fare. Mi sembra più che giusto. Mi serve solo un lupo. Mio fratello Ganar è qui al mio fianco. Wargol, l'artiglio di pietra e la tua guarnigione resistono. Il nostro clan è unito e gli spaccatuono sono in fuga. Siamo pronti, è giunto il momento di affrontare questo lupo di ferro. Ok. Mai abbandonare un lupo. Oh, bisogna andare proprio da loro, quindi. Dov'è che... Ah, Gromgar è qui. Lupo di ferro sconfitto. Tutto a posto con Buggy, vuoi che accida? Sì, sai quante volte la sentiremo questa frase? The Iron Wolf. Eccolo va. Il lupo di ferro. Ci sono 40.000 nemici però qua. Sono pure tostarelli, eh? Bene. Ciao McJordy. Dunque se ti ho fatto scegliere ora da ti giuro stavolta non c'entra nulla Sylvanas. Va bene. Allora, tu che vuoi da me? Ma non quindi posso attaccare. Non ti posso manco attaccare. Forse devo
Ah, forse devo uccidere tutti loro, ok. Aspetta, ma non è che... non è che devo triggerare qualcosa qui? Quel lupo di ferro, un codardo che si nasconde dietro i suoi segreti. La risposta è sì. Non ci dovevo volare qua dentro. Devo fare la cosa con loro. Signore della guerra, è finita. Ah, i fratelli lupi bianchi. Sapevo che un giorno ci saremmo ritrovati sul campo di battaglia. O non riconoscete il vostro fratello maggiore? Fenris! Fratello, ragiona. Siamo ancora una famiglia. Lingua gialida! Divorali! Concentrati su Fenno e ci occuperemo dell'invasione. Ok. Ah, dinamiche da boss anche qui comunque, eh. Vedete? Zone da evitare. Facilitatissime, guardate quanto tempo. Muoviti prima che rilasci il colpo. Va bene. Non è un problema, non è un problema. Ci siamo quasi. Bestie, il vostro clan è finito. L'orda di ferro sta già arrivando. Che venga pure. Traditore. Ha ragione. L'orda di ferro ci attaccherà. Dobbiamo essere pronti. Ok. Lo saremo. Non conquisteranno mai il passo. Va tutto bene, marito mio? No. Non potrà mai andar bene dopo quello che è successo. Ha fatto la sua scelta. Andiamo verso il passo del tuono. 50 nemici per ognuno di noi. Non hanno alcuna possibilità. Ok. Ah, ti ringrazio per aver difeso la mia famiglia.
E abbiamo lanciato. Sì, buongiorno. Una mano, però, mazzaferra. Questo c'ha di nuovo. Vabbè. Amen. Allora, verso il passo del tuono. Non c'è tempo per piangere i morti o leccarci le ferite. I tuoi esploratori hanno già avvistato una massiccia armata dell'Orda di Ferro che si sta facendo strada attraverso il passo del tuono. Suggerisco di lasciare che le altre forze dell'Orda continuino a mantenere al sicuro quest'area, mentre tu e io ci dirigeremo al passo ad est di qui con il resto dei lupi bianchi. È ora di mostrare all'Orda di Ferro cosa sia in grado di fare il clan di lupi bianchi finalmente riunito. Non ci piegheranno. Mi sembra giusto. E dove dobbiamo andare però? Cacciavento, qui. E allora perché mi stai rimandando al garrison? Una volta che vedi una donna orco? Non fare uova per fare ciò. Ma no. Aspetta, beh, allora, effettivamente però, ora che ci penso, non me ne viene in mente un'altra. La mia guerriera è un'orchessa. Roga. Sì, il guerriero Fury è una gran figata. Ogni tanto lo ridico. Ok, fatto. Oh, esploratore Bramasangue. Questi qua sono nemici. Sì, vabbè, lo sapete ormai. Locra. Buongiorno per combattere. Mi fa piacere vederti. Il nostro clan ha affrontato molte sfide, ma l'imponente armata che si sta avvicinando è qualcosa di mai visto prima. Abbiamo bisogno della tua esperienza. L'Orda di Ferro ha un'armata 50 volte più numerosa della nostra in marcia attraverso il passo del tuono in questo preciso istante. Durotan sta randurando le nostre forze all'entrata del passo e sta facendo tutto il possibile per difenderlo, ma una guerra di tale portata non è ciò che i lupi bianchi sono abituati a affrontare. Avrà bisogno della tua esperienza. Ti prego, vai ad aiutarlo. Per il clan. Ok. E devo andare qui? Quanto pare. Vabbè, però vado diretto, scusa. Mi conviene. Sì, officina bellica di ferro. Questa è la battaglia qua al passo. Però prima c'è da attraversare queste lande. Che bello. Ciao Uccio, ben trovato. Allora, punto di volo di Dark Spear Hedge. Sto anche pensando. Una vetta dei cieli non c'è. Non ho ancora le caratteristiche, purtroppo. D'arsenale di ferro e Hawkindun l'abbiamo già visto i dungeon, quindi proseguiamo con il leveling. Magari quando aumento l'item level, cioè sì, il livello oggetti, magari migliore. Aspetta, sì, scusate, qua tutti troll. Allora, poi accetta furia gelida, cacciatrice l'ombra mala. Come va, compa? le furie di Draenor sono molto diverse dagli elementali di Azeroth. Non sottovalutarle, capo. Alcune possono rivelarsi fetenti, molto fetenti. Per costruire la trappola teniamo bisogno delle schegge gelide che le furie portano con sé. Le troverai alle distese ghiacciate, intente a congelare ogni cosa cada sotto il tocco loro. Portami un po' di quelle schegge, capo, e riusciremo a costruire una trappola mortale. Fa attenzione al voodoo. Solcatori. Chissà, in un posto pericoloso, capo. Pieno di grossi mostri e giganti selvaggi. Beh, come dice il lore della famiglia mia, se non puoi batterli, avvelenali. Teniamo bisogno di veleno dei solcatori là fuori nelle distese ghiacciate. Che gli solcatori sono furtivi e inquietanti. Fai attenzione ai rumori e ai tremori del terreno per riuscire a scovarli. Io me ne starò a creare una cura nello sfortunato caso in cui tu venga avvelenata. Petalicidio. Andremo a caccia qualcosa di così grosso e così pericoloso che terremo bisogno di altro veleno, molto altro. Allora, capo, ti va di andare a raccogliere qualche fiore per me? Terremo bisogno delle foglie di bocciolo del gelo che crescono all'ombra delle rocce sui lati ovest e le distese ghiacciate. State a quarto, però, spesso che i fiori stanno protetti dalla fauna locale, tipica di Sorrento, oserei dire. Ok. Arrivi online? Perfetto, perfetto. Allora, oh, sono qui. Ehi. Hey.
Le minierine le sto proprio ignorando io, ragazzi. Le professioni le riprenderemo in Battle for Azeroth. Ah, queste proprio tutte quante le stiamo trovando qua. Poi vicinissime l'una all'altra. Beh, meglio così. Chi critica questo gioco per il doppiaggio è pazzo. A me fa troppo ridere. Vabbè, allora, che faccia ridere è un conto. Però, insomma, a me per esempio mi ha fatto cringiare tantissimo la prima volta che l'ho sentito. E tutto era... Ma adesso mi sto quasi abituando, però... All'inizio i troll in napoletano sono stati veramente un qualcosa di difficile da digerire. Che ti fa un'idea completamente diversa di WoW. Allora. Solcaneve. Ok. Oh no, lui. Via, 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 via. Ah, è di nuovo loro. Aspetta, oltretutto. Fuori del ghiaccio. Quindi tecnicamente devo pure... Ok, tutto bellissimo, però venite qua. Lontani da questi altri, grazie. Cinque dosi di veleno in sol... Ah, così? Ah, è scheggia gelida, però questo no. Che succede qua? Ah, è qualcuno che sta questando, ok. Solca ghiaccio. Mi sa che stanno facendo decisamente la stessa quest, sì. A posto. Guarda che allegra con briccola proprio. Anzi, io punto te perché porca miseria, secondo me sei quello più fastidioso e tosto. Pensa tanto che uso le ali. Porca miseria, solca ghiaccio. Questa è più forte. Oh. Sì, è decisamente più forte. Guarda, è rimasto da solo. Dai, dimmi che ho trovato tipo tutto. No. Solo una scheggia gelida. Vabbè, la cosa positiva è che devo prendere soltanto questi qua. Ce ne sono altri? Io non ne vedo. Purtroppo non è partito. Ok. Tolgo troppo poco rispetto al danno ricevuto. Vabbè, erano tanti. E però comunque dovete sempre considerare che ho la specializzazione da tank io, ragazzi, adesso mi trovo benissimo a livellare lo stesso per tante ragioni. Però qualche volta sarebbe stato figo avere qualche danno in più. Oh. Bene, ne manca uno.
Questo sta da solo, porca miseria. Vabbè. Una volta tanto mi è andata bene. Ora consegniamo ste tre quest e c'è la seria possibilità che faremo il livello. Ok, furia gelida, hey. Vai. Un cacciatore dell'ombra sa tante cose sugli spiriti. Ci parliamo, ci barattiamo, ma che se fuori sono davvero fetenti, capo. Ma sono perfette, sai proprio come rendere fine la cacciatrice dell'ombra. E ecco qua, solcatori. Che gli solcatori ti hanno forse spaventata? Hai tenuto paura, capo, ti hanno toccata con le zampine loro? Non riesco a immaginare niente in grado di farmi rabbrividire quanto che le bestie, eccetto forse la voce della sorella mia. Oh, bene. Sostituiti i gambali. Andrei a raccoglierli lo stesso, ma tengo così tante allergie. Ma me le hai portate, spero di non averti offesa dandoti un incarico di così basso livello. Tenevamo bisogno delle foglie e teneva una scommessa da vincere. La vera preda. Uè, capo, è ora di andare a caccia di vere prede. Ci sta una caverna a nord da qua in cui vive un grosso ogron che chiamano Grosh il Possente. Che lo grosso ogron tiene una grande quantità di pelli e pellicce, proprio quelle di cui teniamo bisogno per le truppe della guarnigione. Ho creato un veleno speciale con le cose che hai recuperato. È un veleno magico che renderà l'abbattimento di quella bestia un po' più semplice. Porta che se fiale nella caverna e cerca di pigliare quello tesoro. Alla prossima. Va bene. Secondo me chi è napoletano, ragazzi, fra un po' mi ucciderà, tipo, mi vorrà male, mi manderà qualche tipo di macumba. Mi disegna un cornetto al contrario per portarmi la iella. Dato che gli sto storpiando il dialetto malissimamente in questa maniera. Ma che devo fare? Sto cercando di entrare un po' nella parte, se devo leggere i troll che parlano. Oh. Usa fiala di Adiogron. Ah, ok. Che gli è successo, scusa? Ah, ok. Praticamente è un elite, ma questa fiala l'ha indebolito. Quindi gli posso fare del male. Però mi fa del male anche lui. A questa devo stare attento, a sta legnata. Una volta ce l'ho fatta a evitarlo. No, lo pronunci bene? Ma dai, ma io a Napoli non so manco dove sta di casa, dai ragazzi. Cioè, vi ringrazio della gentilezza, ma mi sa di no. No, lo so che non sono napoletana, appunto per questo dico che probabilmente lo sto storpiando. Niente, è riuscita solo una volta di... E muori. Oh, grazie. Bene, via di qua. Oltretutto, come mai mi manda di qua invece che a consegnare la quest? Io sono di Napoli, tranquilla, ok. Ah, va bene, quindi trovo... addirittura... Affittane uno. Ciao Simone, sono al 98, non ancora, mancano proprio due barrettine. Aspetta. Chi è costui? Kull lo sterminatore di giganti. Che cosa ci guadagniamo? Ingegno del predatore di giganti. È un monile e effettivamente... un monile di livello però 120. Vabbè. Ah, grande. Mi sa che questo è uno. Aspetta,
Amici, mi sa che questo è uno di quelli che sta... Eh sì, è un elfa della notte. Secondo me è un elfa di livello massimo che sta facendo l'achievement e sta trovando tutti quelli rari. Beh, io però a quanto pare non mi serviva poi così tanto. Vabbè, poco male. Ok, punto di volo, va benissimo. Andiamo attraverso questi punti qua. Sì, dove sei? Io sono di San Benedetto del Tronto, Marche Sud, ai confini con l'Abruzzo. Proprio sono a un tiro di se da qui tiri un colpo di fucile verso sud, il proiettile cade quasi sicuramente in Abruzzo. Diciamo così. In certi punti di San Benedetto, in certi punti di San Benedetto anche solo tiri a mano. Però, insomma, per dire, anche con una fionda probabilmente. Entra nella cava? Ok. Devo uccidere Maggle. E però sono anche veneto, nel senso di nascita sono veneto. Oh, è questo? Solca ghiaccio del gelo profondo, la prendi di mammeta. È questo da dove viene fuori? Ma che è sta storia? Mi sa che l'ho colpito inavvertitamente con lo scudo, vero? E continuo a colpirlo inavvertitamente con lo scudo. No, questo mi continua... E non me lo posso neanche portare dietro, questo. Vabbè, allora, se non altro posso... Oh, ma che sta succedendo qua? Sto facendo un male cane. Basta. Date tutti quanti al diavolo. Ma qua saltano fuori da tutte le parti. Via. Vabbè, allora, almeno questi ti attaccano in corpo a corpo. Si sente ancora un pochino quando parla in italiano. Ma io non son più buono a parlare in veneto. Non me lo ricordo neanche un poco. Magari un poco. Aspetta, furioso urlagelo. Mi sa che è lui però. Sì, dai, è lui per forza. Sì, è lui. Chissà il Thanos. Perché Thanos? Ah, non è finita qua. Aspetta. Oltretutto, tutto qua mi sa che... Aspetta. Vediamo se riesco a evitare quell'altro. Dai. Vai al diavolo. Pure avvelenato, che bello. Vabbè, e mo li devo uccidere per forza. In tre mi bloccano in continuazione. Ah!
Grazie. Figel il mordicchiante. Guarda che questa cosa del paladino, cioè questo potere, questa abilità, quella che mette le ali, è una delle cose più fighe del mondo. Ah, perché sto facendo stragi? Vabbè, è tutta la serie che faccio stragi. Ho fatto stragi molto peggio di queste. Qui è troppo poco. Infatti mi rompono un sacco le scatole. Oh, grande, guarda, ho finito la quest e ho pure fatto il livello 98. Esatto. Reputazione con l'orchi lupi bianchi aumentata di 500. Aspetta, sta a vedere che ci sarebbero anche le spedizioni di Legion, è vero, al 98. Però non posso farle per via del valore degli oggetti. Serve uno di livello 138 e non, per adesso non se ne parla. Giustamente. Sarebbe stato figo vedere parlare gli orchi in romano, così a caso, ma proprio a caso. Vabbè. Allora, qui invece ha perfettamente senso usare la pietra, così non mi rompo le scatole a uscire qua dalla caverna e portandomi dietro questo mondo e quell'altro. Non me ne va, quindi bene così. Non ho mica capito. Aspetta un attimo. Spirito del lupo. Aspetta, scusa. Benedizione del lupo. Cos'è? Lupo bianco può giungere in soccorso ai campioni del clan lupi bianchi. Perché no? No, non è vero. Preferisco quell'altro. Ok. Perfetto. Ah, abbiamo fatto la missione. Ma vabbè, Daimon, non ha senso. Sì, invece aveva perfettamente senso, dannazione, andare verso il Garrison con la pietra. Ah, volevo i nani sardi. Allora, quella sarebbe stato intonato bene. No. Mi rendete conto che stiamo parlando di quale dialetto far parlare le creature di World of Warcraft? Va bene, allora... Ragazzi, io direi facciamo un attimino di pausa, veramente 60 secondi, e ci rivediamo qua tra pochissimo, ok? Un piccolo stacco e poi ritorniamo, quindi mi raccomando non andate via. Mentre mi attendete, mi raccomando seguitemi qui su Twitch, se ancora non l'avete fatto pigiate quel bel cuoricino e se ne avete la possibilità abbonatevi a Twitch Prime perché davvero supporta tantissimo il canale. Se state guardando questo video su YouTube, inoltre iscrivetevi e lasciate un like e qui sotto troverete tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale, il link alla playlist con tutti quanti i video della serie di World of Warcraft e anche il link per acquistare Battle for Azeroth e il tempo di gioco scontato su Instant Gaming. Se lo fate attraverso questo link aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo ragazzi? A tra poco.